In lacrime si è messa di fronte alla pattuglia della polizia municipale che portava via il marito dall'impianto di San Cassiano a Vico. La moglie di Claudio Polonia, presidente del Real Academy, che stamani ha minacciato di darsi fuoco pur di evitare lo sgombero dell'impianto, che poi è stato eseguito dalle forze dell'ordine, punta ora il dito contro il comune. So solo che lui ha fatto le richieste, che voleva avere un dialogo con... con Bassanzi e sindaco. Hanno detto il sindaco non c'è, stava arrivando signor Bassanzi, però non è mai arrivato. Ora l'hanno portato via come un criminale con le manette per un impianto che avevamo messo tanto di far crescere, di dare un futuro ai ragazzi e un sogno a questi ragazzi. Abbiamo tanti ragazzi che vengono qua a giocare e questa è la fine che è fatto. Secondo la moglie del presidente del Real Academy Lucca, la società avrebbe trovato un muro nell'amministrazione, impossibilitata a risolvere la situazione relativa a lavori effettuati e revoca della concessione, che sono alla base del blitz di stamani. È un anno che si chiede un dialogo, di trovare una soluzione, mai. Questa è Lucca. Adesso che si aspetta dal comune? Non lo so, ma neanche avanti a una cosa del genere non sono fatti vedere, non hanno voluto venire a parlare, è grave. È proprio una cosa, è un muro hanno messo. Secondo lei si poteva evitare di arrivare? Penso di sì, sicuramente.